Alla presentazione del polo espositivo sono intervenuti i sindaci dell'Agro Ericino insieme al prefetto Leopoldo Falco, quattro assessori regionali e i progettisti del rinnovato polo museale. È stato affermato all'unanimità che in un contesto come quello ericino, da considerare un museo a cielo aperto, il Cordici non va decontestualizzato da un territorio più ampio, ma va messo in rete con altre peculiarità per creare una proposta accattivante, così da intercettare nuovi flussi turistici. Erice, Trapani, tutta la provincia di Trapani ha un patrimonio culturale e in generale un patrimonio ambientale per il quale può candidarsi ad una fruizione turistica estesa nell'arco dei 12 mesi. Sono delle realtà ricchissime puntualmente, però hanno bisogno di essere connesse. Mettere a sistema un termine abusato, ma è esattamente quello che noi vogliamo ribadire dando concretezza a questo stesso tema. Significa connettere le destinazioni turistiche di turismo balneare con quelle dove ci sono i punti di maggiore attrazione culturale. Più piccola, l'ultima ben arrivata ericina, una bimba oggi assieme alle autorità, ai sindaci dell'agro ericino, agli assessori regionali, al prefetto, al vescovo, taglieranno il nastro riportandoci indietro anche di millenni. Questa è la storia di Erice, la storia del comprensorio, è una storia che ritornerà ad appartenere a tutti. Ma soprattutto è una storia che noi vogliamo proiettare in un balzo verso il futuro. Sistema turistico, culturale integrato con le altre città, con il territorio, un ambito territoriale ottimale. Dunque da un lato il dovere della memoria, l'omaggio alla storia, dall'altro il rilanciare e utilizzare al meglio quello che tanti su questa terra ci hanno lasciato e che abbiamo il dovere di custodire e promuovere, per consentire di scrivere un altro pezzo di storia per il futuro delle nostre comunità e per lo sviluppo socio-economico di cui c'è tanto bisogno nella nostra terra. Trapani e il suo territorio siano un giacimento culturale veramente importante. Quello che mancava o che forse continuamente stiamo cercando di creare sono quei poli di aggregazione, di riflessione, per cui le diverse stratificazioni culturali presenti nel nostro territorio possano essere lette, possano essere fruite e perché no anche messe a disposizione di una crescita, di uno sviluppo anche economico. Dal mio punto di vista, è chiaro, dal punto di vista della Chiesa presente nel territorio, sento il fascino della nostra storia, nonostante i limiti, le difficoltà e la necessità che il cittadino comune, ma anzitutto il cristiano, il battezzato, si riappropri di questo patrimonio e riesca a riconsegnarlo secondo linee trasparenti e belle, coerenti con il Vangelo. Quindi ringrazio l'amministrazione comunale di Erice che ci dà questa opportunità.